Ciao a tutti, mi chiamo Yuval Vital, sono un compositore, artista multimediale, sono anche l'autore e il direttore artistico dell'opera partecipativa globale Human Science. Io sono Stefania Ballone, danzatrice del Teatro La Scala e coreografa, e ho conosciuto Yuval nel 2016 per un suo lavoro bellissimo, Foreign Bodies, in Svizzera, e da lì abbiamo iniziato, diciamo c'è stato un incontro e abbiamo deciso di lavorare insieme per quest'opera che ci ha portato oggi qui, in questo luogo fantastico. Steffi è anche curatrice. Sono curatrice della danza di Human Science e co-direttrice artistica, giusto? Giusto. E di Human Science. Ecco, noi siamo qua oggi perché abbiamo ripreso una performance dal vivo, malgrado ciò che era priva di pubblico, del titolo Live Grid, dopo altre tre performance che sono state fatte a New York, a San Pietroburgo e a Tel Aviv, e dopo di noi ci sarà anche Sydney, Shanghai e Vienna. E come un luogo dove svolgere questa opera, un'opera che mette insieme voce e gesto, quindi danzatori e cantanti, abbiamo scelto proprio la Casa degli Artisti come un capoluogo che ospita la performance a Milano. Esatto, ci siamo resi conto sin da subito che questo poteva essere un luogo estremamente significativo, simbolico, per la città di Milano in questo momento, per unire questi artisti, danzatori, di grandissimo livello, danzatori e voci di altissimo livello, per vivere appunto e condividere questo momento artistico, in questo luogo che si presta benissimo ad accogliere l'arte e a valorizzare, in questo caso quello che è stato per oggi noi, il gesto e la voce. Abbiamo scelto, di fare questa performance live in interno. Nonostante ci fosse il pensiero iniziale di farlo in esterno, vabbè, ci sono stati problemi di tempo, però, in realtà gli interni di questa casa sono stati il set, ideale, per questa performance, così unica e particolare. La Casa degli Artisti è un luogo molto puro, ecco, è un luogo che proprio nasce di un idealismo di arte, bellezza di arte, che è una cosa rara in questo mondo dell'arte contemporanea, che a volte può essere molto legato al mercato, legato alla carriera, invece qua veramente la volontà di dare una cosa molto pura. Casa degli Artisti, che esiste da 100 anni, è una delle prime residenze al mondo da artista che si è trovata con questa purezza, questo idealismo in una crisi totale, che noi nel mondo dell'arte l'abbiamo vissuto molto. Il Human Science è un'opera che vuole lasciare appunto un segno umano, in cui la linea guida è che l'onestà è più importante dell'estetica. Si tratta di testimonianza d'artisti da ormai oltre 51 paesi, oltre 200 artisti, grandi maestri. E secondo me, siccome che dentro l'opera c'è anche molto forte il simbolo, l'archetipo della casa, la casa che è la nostra gabbia da una parte, dall'altra parte anche il nostro luogo sicuro, no? E quindi la casa è una cosa importante e anche l'arte ha bisogno di una casa. A Milano non c'era una realtà che sosteneva processi, c'erano molte realtà che creavano prodotti, mostravano prodotti o piccoli reami privati. Se pensiamo al modello francese del Saint Quatre, ad esempio, o altre realtà transdisciplinari che possono mettere, hanno il coraggio di mettere street art, teatro, performance, arti visive, suono, tutto insieme,
Questo non c'era. Sogno città, paesi in tutto il mondo con una casa degli artisti e anche più case degli artisti. Io sogno questo luogo come un luogo dove le famiglie, i bambini, i ragazzi vengano qui a passare del tempo, magari a vedere che cosa succede, magari ci sono degli artisti, dei musicisti che stanno preparando qualcosa, qualche scultore che sta facendo qualcosa e si interagisce insieme. Questo per me, io sogno una cosa così. Sostieni la casa degli artisti e io mi impegno anch'io nel mio piccolo, voglio sostenere la casa degli artisti come artista e come persona, perché penso che sia un luogo fondamentale per la città di Milano, per il territorio, per i suoi cittadini e per gli artisti che si possono incontrare e perché possono incontrare a loro volta i cittadini della città di Milano e non solo di Milano e insieme costruire un futuro magari anche migliore, speriamo. Io sostengo la casa degli artisti, penso che i presupposti sono ottimi e se diventa un successo diventa un grande regalo per la città. Se si chiude la casa degli artisti sarà una macchia alla città e una tragedia.